Hanno iniziato. Cominciamo questa partita attesissima a livello internazionale. Straight from Mexico abbiamo il tigre. Baionetta inizia. Ah, prova subito lo spike. Una partita anche difficile da commentare per il livello, insomma, è un po'. Non siamo degni, non sappiamo che dire. Sembra che Lucina abbia un po' più di controllo. Il tigre non sembra abituatissimo a giocare baionetta. Onestamente penso che il tigre, se abbia tirato fuori una pick del genere, significa che è realmente padrone del personaggio, in tutti i sensi. È veramente abile, guardate come schiva. Desucian avrà... Come schiva lui, non schiva nessuno. Questo sarà il video con più visualizzazioni di tutto il canale. La skill di baionetta, sì, è impressionante. E il tigre... Il tigre fa un ottimo spacing. Devo dire che Desucian prima di questa mossa sembrava un po' stordito e confuso dall'abilità segreta. Ottimo il counter di Lucina comunque. Ottimo, sì. Desucian sappiamo che è famoso per questo. Nonostante questo è il primo torneo che partecipa. È una vecchia conoscenza di alcuni giocatori qui presenti. È una vecchia gloria tornata all'azione e... E non impara il tigre. Forse non parla la nostra lingua, non riesce a capire i commentari, però. Ma nemmeno. Se ci senti, smetti di caricare le smash a caso. Aia. E copia la tecnica del tigre di Desucian in modo più, diciamo, efficace. Era il fagiano, era lui, l'abbiamo visto finalmente. Una partita. Il tigre dura a morire. Vediamo se cambierà personaggio, perché potrebbe, ecco, essere probabile a questo punto. Tornando un attimo serio, sembra che Desucian stia ownando il tigre, che esce il suo pick segreto. Mister Game & Watch. Non pensavo avrebbe fatto prima della finale, però a questo punto è la realtà. Anche la skin rossa non è da sottovalutare. Skin rossa, sì. Final Destination si confonde col sole. Si confondono, non riescono a scegliere lo stage. Sembra che serva il traduttore per far comunicare i due giocatori. Con l'aiuto di un tecnico siamo riusciti a iniziare la partita? Forse no. Non riescono. Stanno pensando, stanno studiando molto bene i propri avversari. Finalmente si muove la levetta analogica. Smashville è una mappa che penso favorirà il tigre, in quanto ci sono molti immigrati clandestini presenti in questa mappa e quindi si potrebbe sentire più a casa sua. È vero, e tra l'altro il tigre ha la sua tecnica segreta. L'avete già vista, è la bidestra la tecnica segreta. Si narra che lui possa prevedere fino a 150 bidestra in anticipo. Però ecco, è tutta una leggenda. Vediamo un po' la Binzu aggressiva. Sembra che Mr. Game & Watch stia soffrendo un attimo. Ma è tutto per far aumentare i danni, per avere più rage, lo sappiamo, una tecnica ormai fatta spesso dal tigre. Ricordiamo la mancanza di proiettili di Lucina e quindi l'inutilità completa della B giù. Ma questo al tigre non interessa. Si vede che gioca distinto, è un bravo giocatore comunque. Ricordiamo la preferenza del tigre per il 2D, che quindi si tratta... Oh mio Dio! Partita rovinata per un errore minimale. Mamma di Mr. mia. Lucina adesso è in vantaggio. Ma non credo, perché il tigre quando è sotto pressione è lui che è in vantaggio, giocherà molto meglio. Quindi vediamo un po' Lucina in difficoltà, vediamo se riuscirà a sopravvivere. Livello 1 per aumentare i danni, tutta la tecnica voluta. Aia, le salsicce colpiscono. No, queste sono frittelle, ufficialmente, sì. Sakurai ha confermato essere frittelle. Forse sono rimasto a Brawl. Erano salsicce in Brawl, ma poi i vegani sono incazzati e quindi frittelle. Capisco. Allora. Più che logico, effettivamente. Tornando al game, sembra che Lucina non penso riuscirà a vincere Watch. Lucina questo game. È chiara la superiorità di Game & Watch. Errore di Watch. Una sedia perfetta. Scoppia la parola giusta. Forse un bug. Non so. Ha perso due vite. Vabbè. Ci dispiace. Non pensavo sarebbe andata a finire così. Però. Comunque, una buona giocata da parte di entrambi. Desucian è un po' più tecnico e più istintivo il tigre. Ma nessuno ha da rimpiangere questo match.